Buongiorno e ben ritrovati a tutti da Raffaella. Oggi lavoriamo insieme un progetto prettamente estivo, un abitino molto fashion e molto particolare, ma nello stesso tempo abbastanza facile da poter realizzare anche da chi si avvicina per la prima volta all'uncinetto, alla tecnica dell'uncinetto. Bene, protagonista di questo tutorial è il filato Mare Stretch di trasfere filati. Io ho scelto il colore 2. È un filato molto elastico, adesso ve lo mostro. Come vedete, e ho lavorato su una taglia 40. Questo filato è molto eh, adatto, intanto sia per la realizzazione di eh, costumi che per abitini molto aderenti che Accarezzano la figura. Per, questa, uh, per questo progetto ho utilizzato 14 gomitoli di questo filato. Oltre a questo ci occorreranno sempre le nostre immancabili forbici, il nostro metro, un uncinetto numero 5 e mezzo che occorrerà per realizzare la base del nostro vestito un uncinetto più sottile a scelta vostra eh, il numero perché servirà semplicemente per far passare le nostre frange per cui io ho usato un 3 voi potete usare anche un filino un uncinetto più grande allora un ago con la cruna larga per cucire ovviamente il nostro abito e un ago con la cruna più stretta che servirà per cucire poi la passamaneria che creeremo insieme. Che sarà la base per andare a infilare le nostre frange. Vi occorrerà anche del cotone in tinta. Ok, io ho uh, del mulinè in casa, oppure potete usare tranquillamente una spolina di cotone a vostro gradimento, ovviamente che sia faccia pandan con la base del nostro abito. Ok. Il muline voi sapete se avete in casa anche mh, questo cotone non è un problema prendete semplicemente un filo e andate a cucire e poi vi occorreranno circa 5-6 centimetri di catena a vostra scelta potete usare la catena eh, che ho scelto io una catenina proprio vedete con la possibilità di avere dei fori ve la metto bene a favore di camera molto bene per questo abitino lavoreremo una sorta di abito di sostegno a rete. Per cui con l'uncinetto numero 5 e mezzo andiamo a montare una serie di maglie, però le monteremo con una catenella elastica. Già il nostro mare stretch è ovviamente molto elastico, però Serve oggettivamente un montaggio di catenelle molto più morbido. Ok. Io vi dico subito e vi anticipo che sto lavorando su una taglia 40. Ok. Calcolate che comunque il filo essendo molto molto elastico può coprire anche una 42. Dunque andremo a lavorare su una base a rete, come ho detto precedentemente. Sarà una base di eh, un multiplo di 2 più 1. Io monterò per questo abito esattamente 93 maglie. Ok, ho inserito già nel conto il multiplo di 2 più la maglia. Ok, più l'1 che vi ho detto prima. Allora, come faremo? Incominciamo a montare due catenelle una e due con l'uncinetto rientro nella prima prendendo tutte e due gli anellini estraggo il filo carico il filo sull'uncinetto chiudo la prima asola rimonto il filo sull'uncinetto chiudo tutte le asole ora Sempre con l'uncinetto, rientro nella prima asola. Vado a prendere tutte e due le asoline. Ok, vi faccio vedere. Lo metto proprio a favore di camera. Così non ci sono problemi. Rientro con le due asoline. Prendo il filo, estraggo. Carico il filo. Chiudo una prima asola. Rimonto il filo. Chiudo tutte e due. E siamo arrivati a due punti ovviamente perché, come vedete, c'è già il punto basso lavorato sulla catenella. Ora rientro sulla maglia precedente, prendo entrambe le asoline, estraggo il filo. Carico, chiudo la prima, ricarico il filo, chiudo tutti gli anelli. E siamo arrivati, eccoci qui, montate le nostre 93 maglie, cosa faremo? Andremo a lavorare a punto rete. Innanzitutto, lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono la nostra prima maglia alta, ma non aggiungo alcuna catenella di separazione, ok, almeno per la prima maglia, perciò carico il filo, volto il mio lavoro. Salto questa prima maglia che è sostituita dalle 3 catenelle, salto la successiva e nella prossima vado a lavorare una maglia alta. In questo caso si sì, metto la catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado nella successiva e lavoro una maglia alta. Proseguo così su tutte le maglie fino ovviamente a lavorare l'ultima allora perché ho messo semplicemente tre maglie alte perché eh, il lavoro così mi risulta più eh, regolare nel caso a voi stringesse troppo va bene allora in questo caso mettetela la catenella di separazione io non la metto e quando andrò a fare il giro e eh, a, ovviamente, al giro di ritorno e a terminarlo, non lavorerò sulla terza catenella. Ve lo giro così, così vi faccio vedere meglio, ma andrò a lavorare sulla seconda. Così rimarrà effettivamente un lavoro più pulito. Adesso però faccio questo giro e nel giro prossimo vi faccio una clip veloce così vi faccio vedere come risulta più regolare lavorando sulla maglia centrale delle 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Bene, buon lavoro e ci vediamo dopo. Qui come vi dicevo prima abbiamo un totale di 46 foretti e per l'ultimo giro vado a lavorare una maglia alta nella catenella centrale delle tre con cui ho iniziato il giro. Allora le prime tre teneteli piuttosto morbide perché col mare stretch la maglia risulta abbastanza stretta, eh? per cui sempre 3 catenelle per voltare e che sostituiscono la nostra prima maglia alta. Come vedete, risulta un po' più pulito che eh, lavorarla sulla prima, ma sulla prima catenella delle tre. Ora voltiamo semplicemente e andiamo avanti a lavorare a punto rete per un totale di 27 giri. Ok qua cominciamo a contare per 27 dopodiché ci rivediamo perché dobbiamo andare a dividere il nostro lavoro per realizzare una profonda scollatura a V bene eccoci arrivati ai 27 giri totali facciamo così così è più chiaro ora dovremo andare a dividere il nostro lavoro perché dobbiamo andare ad inserire una scollatura profondissima ok Cosa facciamo? Ovviamente dividendo a metà vi resteranno 23 fuori da un lato, 23 dall'altra parte. Andiamo a vedere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Allora, io mi sono già portata avanti e ho realizzato la riga 28. Ed ora andremo ad inserire una diminuzione. Io ho preparato una scaletta veloce, così eh, sarebbe più chiaro per tutti quanti. Siamo alla riga 28, dobbiamo diminuire un foro per cui ci restano 22 fori. Alterneremo queste diminuzioni ogni tre righe fino ad ottenere 14 fori. Alla riga 60, dalla riga 61 alla riga 76, lavoriamo sui 14 fori restanti. Per cui io spero che si legga bene. Spero di farvela vedere bene, ok? Adesso siamo alla riga 28, inseriamo la diminuzione, poi tre giri come eh, si presentano le maglie. E poi inseriamo un'altra diminuzione questo l'alterneremo vi ripeto fino al giro 60 dove inseriamo l'ultima diminuzione e dove vi devono rimanere 14 fori ripeto dal 61 al 76 lavoriamo sui 14 fori restanti allora io siccome sono abituata a segnarmi tutto come vedete lavoro sempre con la matita accanto siamo alla riga 28, me la segno, devono venirmi 22 fuori. Siamo a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Ok, ora devo fare la mia diminuzione. Ho già realizzato la catenella ed ora vado ad inserire. Il nostro uncinetto, prima ho lanciato il, il filo, ora entro nella maglia alta, estraggo il filo e non la chiudo. Rimetto il filo sull'uncinetto, entro nella prossima maglia, che ovviamente è la metà del nostro lavoro, estraggo, filo sull'uncinetto e chiudo. Come se dovessi fare una maglia alta normale, nuovamente filo sull'uncinetto e chiudo tutto. Io così ho realizzato la diminuzione. Faremo la stessa cosa, ovviamente. Poi sull'altro lato, eh, qui diminu diminuiamo alla fine del giro sul lato opposto. Poi, quando andremo a iniziare, inizieremo il giro con la diminuzione. Ok, facciamo le cose a specchio. Ora, sempre 3 catenelle che sono la mia maglia alta, volto il lavoro e vado semplicemente a lavorare in maniera normalissima. Sui fori rimasti, siamo al foro 29, ok, segno tutto e proseguo così. Ci vediamo alla fine di tutto il lavoro perché eh, non vi sto a registrare ogni singolo. Una, ogni singola diminuzione perché è ridicola, ovviamente sarebbe un tutorial lungo 6 ore. L'importante è che vi rimangano 14 foretti che ehm, corrispondono alle nostre spalle. Per cui vi ripeto: dal 61 al 76esimo ferro, lavorate le maglie come si presentano. Per cui sui 14 fori rimasti, prendete foglio di carta, vi segnate tutto quanto. Ok, così vi sarà più semplice. Bene, ci vediamo alla fine del lavoro per vedere il risultato. Qui volevo semplicemente farvi vedere come riesce il nostro lavoro e fare un piccolo inciso. Ora io sono al giro 40 e devo eh, eseguire una diminuzione. Devo intanto girare il lavoro ovviamente. E cosa farò per fare una diminuzione con la maglia alta sostituita dalle catenelle semplice lavoro 2 catenelle filo sull'uncinetto giro il mio lavoro vado nella maglia alta seguente estraggo il filo carico chiudo i primi due chiudo tutto ok e qui ho comunque diminuito il mio forellino ed ora proseguo tranquillamente senza problemi ci rivediamo al giro 61 solo per vedere come risulta il nostro lavoro e poi al giro 76 per vedere la riuscita finale a dopo il buon lavoro ed ecco come si presenta la nostra scollatura ve la misuro in centimetri veloci veloci siamo esattamente a 42 centimetri di scolatura, per cui una, una eh, scolatura veramente profonda per un abito davvero importante. Ecco, questa è la nostra spalla. Abbiamo finito la prima parte, ora non faremo nient'altro che andare ad incominciare, seguendo ovviamente sempre il verso del nostro lavoro. Inizieremo qui: tolgo il marcapunti vado a prendere il mio filo siamo abbiamo ripreso al nostro alla nostra riga 28 appena trovo la testa del filo oh, eccola rientro nuovamente qui dove abbiamo inserito l'ultima diminuzione ed ora facciamo le nostre due catenelle una due entro nella maglia successiva e vado a lavorare la maglia alta insieme alle due, creando così appunto la diminuzione. Dopodiché eh, lavoreremo uguale alla nostra parte, la prima parte che abbiamo fatto, ovviamente inserendo le stesse diminuzioni. Ci vediamo a lavoro finito, ed ecco come si presenta la profonda scollatura del nostro davanti. Bene. Ora lo lasciamo da parte un attimino e dobbiamo andare a realizzare il dietro del nostro vestito. Come vedete, io mi sono già portata avanti. Non farete nient'altro che fare la stessa cosa: per cui stessi punti, stessa altezza, ovviamente andando ad omettere la scollatura. Ok, per cui se io lo metto qui sopra, spero si veda l'effetto. Aspettate, eh. Ecco qua, sì, si vede, abbiamo il nostro scollo dietro e la nostra scolatura, per cui il prossimo step che andremo a effettuare sarà ovviamente quello di andare a cucire le spalle e ovviamente andare a fare l'imbucco delle maniche. Ora cucio e poi vi dico bene quante righe ho saltato come vi ho detto precedentemente ho cucito spalle e fianchi e ho lasciato 25 fori liberi per l'uscita del nostro braccio ok allora adesso vediamo un attimo il risultato eccolo qui cucito spalle cucito tutto quanto adesso ciò che andremo a fare è una passamaneria che attaccheremo su tutta la linea delle spalle, compreso ovviamente il nostro scollo. Perciò adesso andiamo a riprendere l'uncinetto numero 5 e mezzo, il nostro filo e andiamo a realizzare la nostra passamaneria di base, la base per cui alla quale poi andremo ad attaccare le frange. Allora, dunque per la nostra passamaneria dovremo realizzarla in due parti, cioè una prima parte, allora io già ne ho preparata un pezzo, la dovremo andare a cucire sulla linea delle spalle e nello scollo del dietro. Ok? Questo è un lavoro certosino. Poi faremo un altro pezzo. Ovviamente a misura, per cui avrete bisogno di spilli e tanta pazienza che dovrà guarnire il nostro scollo. Anche qui dobbiamo avere la pazienza di cucirla a mano. Ora vediamo insieme come realizzarla. Allora, la base della nostra passamaneria la realizzeremo così. Facciamo 3 catenelle. Allora, io faccio il mio cappietto. Così lo chiudo e estraggo la prima catenella. Una, due e tre. Poi filo sull'uncinetto, entro nella prima catenella, estraggo il filo, carico il filo e chiudo una prima asola. Poi nuovamente carico il filo e chiudo tutte quante perché lavoriamo a mezza maglia alta. Ora nuovamente carico, vado a prendere le due asoline della prima maglia che ho fatto, che ora compone la prima catenella, entro, estraggo, carico, chiudo la prima asola, così da formare la catenella di base, carico il filo e chiudo tutte quante. Allora, non vi do una misura esatta, fate in modo di farlo proprio a misura del vostro capo, per cui mi capite che è necessario avere il lavoro sotto e poi pian pianino con gli spilli andare a sistemarla. Comunque in ogni caso è molto semplice e eh, non ha particolari difficoltà. Fate anche abbastanza in fretta a realizzarla. Ok, ci rivediamo con uh, voi dopo avere attaccato tutta la passamaneria, come vi ho fatto vedere prima, sia sulla base del retro, ok, e poi sullo scollo. Eh, fate in modo di cucirla all'interno, tanto da lasciare libera sia la catenella che la la eh, mezza maglia alta. Ok, perché dobbiamo attaccare la frangia sia da un lato che dall'altro. Questo per quanto riguarda la linea delle spalle. Mentre poi per quanto riguarda la linea del nostro scollo fate in modo di avere anche lì piuttosto libere le due parti, ok? Va bene, allora con un po' di pazienza andiamo avanti e poi eh, ci rivediamo eventualmente per dare un occhio in più quando si attacca sul davanti. Ecco qui, come vi avevo promesso e anticipato, io ho messo un po' di spilli, ho ovviamente eh, messo la pasta maneria a filo del mio lavoro ed ora vado a cucire prestate sempre attenzione perché ovviamente il filo essendo elastico vi può un attimino ingannare. Io andrò a cucire con una spolina in cotone. Eh, se voi volete cucire tranquillamente col filo, fatelo tranquillamente, nessun problema. Io preferisco usare la spolina in cotone perché ovviamente ho eh, cucito anche i fianchi con la spolina in cotone. Bene, allora... Una volta che noi abbiamo eh, adeguatamente cucito la nostra eh, passamaneria dietro l'ho già fatto. Come vedete, non badate qua perché ovviamente questo in esubero, devo disfarlo. Eh, non ci fate caso se rientra leggermente, perché poi andremo a nascondere, ops, ho preso dentro il tutto con un paio di spallotte ecco, così da rendere il lavoro più omogeneo e che vi cada sicuramente meglio sulle spalle come vedete una volta messe le spallotte dato due punti il lavoro va a posto tranquillamente e il lavoro purtroppo con il filo un po elastico può dare questi problemi invece se noi mettiamo sotto un paio di spallotte questa è la prima misura alte un centimetro Vedete, giusto giusto la spalla e vi ehm, i problemi che ci possono nascere anche da una cucitura, magari un tantino stretta, vanno tranquillamente a posto. Ok, allora adesso cuciamo tutto e poi ci rivediamo per l'ultimo passaggio di questo mh, abitino, che è quello più eh, lungo. Sarà quello appunto di andare a mettere le frange, dunque, ho messo sul manichino. Il nostro abitino, ok? Sto andando senza, um, senza tre piedi. Per cui vi faccio vedere indossato facendo una ripresa veloce, veloce com'è il risultato. Eccolo qua. Questo è un mezzo busto. Ovviamente poi se voi volete potete andare tranquillamente ad allungarlo eh? senza nessun problema. Io ho voluto fare un abito molto molto easy e molto corto anche perché adesso il prossimo step che dobbiamo andare ad affrontare sarà quello di andare ad infilare le frange. Ecco perché la ehm, nascita di questo bordo proprio... Uh, sullo scollo che ci dà la possibilità ovviamente di andare ad usare l'uncinetto per infilare la frangia ed ora passiamo alla fase un pochino più lunga del nostro abitino cioè quella di inserire la frangia dunque io per il dietro ho tagliato dei fili lunghi 140 cm ok che ho ovviamente piegato a metà dopo l'eccedenza il pareggiare la uh, frangia lo faremo poi dopo quando abbiamo finito. E adesso con l'aiuto di un uncinetto <coughs> sottile entro nella prima maglia che ho a disposizione dalla passamaneria che abbiamo lavorato e attaccato precedentemente. Faccio uscire faccio in modo che l'asola mi permetta di far passare tutto il mio filo. Vado a tirare per bene ed ecco inserita la mia prima frangia, anzi la seconda, visto considerato che la prima l'ho già messa. Allora, adesso andiamo a fare tutto dietro, ok? Inserendo sempre fili da 140. Poi, senz'altro, andremo un pochino a infoltire la nostra ehm, frangia, andando comunque a rifilare. Quello che è il nostro um, il nostro giro manica, ovviamente da entrambi i lati, ok? Così da coprire i buchini che ci sono sotto e avere un po' di pesantezza per quanto riguarda il nostro lavoro. Bene, prima facciamo tutto questo, poi passiamo al resto. Dunque, volevo mostrarvi solo questo particolare. Io sto lavorando inserendo le frange sul davanti, sulla linea della spalla. Scusate la mano. Ho sempre inserito gruppi da 5 poi durante lo scollo adesso sposto questi così è più visibile ho inserito sempre alla stessa lunghezza del dietro per cui a 140 centimetri più o meno la lunghezza ho inserito gruppi da 2 frange fino all'incirca all'altezza del seno da qui in avanti inserirò nuovamente gruppi da 5 fino alla fine della scollatura, ovviamente da entrambi i lati. Allora, mi raccomando, eh, abbiate tanta pazienza, non spaventatevi per il volume eh, delle nostre frange, però questa è la caratteristica del nostro abitino. Bene, andiamo avanti. Eh, no, un'unica cosa, quando tagliate il filo... Eh, siate molto generose nel senso che eh, siccome è un filo elastico tutte le volte che andrete a eh, infilare e tagliare è probabile che non tutti i fili siano pari di conseguenza avendo 10 15 cm di filo in più avrete margine poi ovviamente di rimediare nel caso fossero troppo lunghi andando ovviamente a pareggiare quella che è la nostra frangia al termine del lavoro Bene, per ora vi auguro buon lavoro e ci vediamo al vestitino terminato. Il nostro abito finito, ora giustamente appoggiato al tavolo, le frange non si vedono granché bene. Comunque, nessun problema. Un accorgimento, anzi due. Allora, mh, durante l'esecuzione dell'inserimento frange, se vi sembrano troppo pesanti, ok. Alleggeritele, per cui andate avanti, magari ad inserire sempre frange da due fili messi in doppio. Ok, lo sapete. Fate la misura, mettete la frangia a metà e le fate passare con l'uncinetto. Questo dipende tutto dall'effetto che volete dare. Ovviamente il mio è mega voluminoso. Se volete alleggerirlo perché vi sembra estremamente pesante, nessun problema, dal dietro inserite meno frange. O nel senso fate uno spazio sì, uno spazio no, oppure mettete qualche filo in meno. Questo poi è un gusto personale. Un'altra cosa, se vi sembra che si apra troppo il davanti, cucite un punto luce e avvicinate le due parti, oppure come ho fatto io perché volevo una scolatura davvero molto profonda, ho inserito un pezzettino di catenina cucendola poi sul dietro del nostro lavoro. E per dare un po' più importanza al nostro progetto e soprattutto per avere eh, quell'effetto militaresco che il nostro capo eh, deve dare, io sono andata a mettere due spallotte sotto. Okay? Così che anche poi il discorso delle frange vengono molto enfatizzate. Vedete, dà ben l'effetto della spalla. E per di più, ovviamente supporta il nostro lavoro. Io le ho prese nere, misura 1, ok, con eh, sempre il filo con cui abbiamo cucito la nostra passamaneria. Andiamo a dare due punti sulla nostra spalla. Allora, il nostro progetto è terminato. Vi assicuro che una volta indossato. Poi, ovviamente, vi lascio la foto a inizio e fine video, è veramente spettacolare. Mi auguro di avervi tenuto compagnia anche questa volta. Vi regalo un abbraccio e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao a tutti da Raffaella.